la cultura, il canto, la musica. Noi viviamo in un paese paradossale dove c'è molta cultura che ci circonda, ma ne parliamo sempre meno di questa cultura e sempre meno di opera lirica. In questa puntata di Stelle Stars parliamo di lirica e nominiamo una grande cantante, una delle più grandi cantanti liriche, Maria Callas, il cui vero nome era Maria Kalogeropoulos, che nacque a New York, che si innamorò pazzamente di Onassis, che ebbe una vita molto strana, che oscillava dal rigore all'eccesso. Ma di che segno era Maria Callas? Dadan, Sagittario, che dà proprio questa passione per l'arte, per il bello e per la musica, con un ascendente Scorpione. Infatti lo Scorpione si nota moltissimo nel carattere della Callas, questo sguardo molto intenso e molto misterioso. Infatti nelle foto era molto iconografica, molto affascinante, magnetica, ma della sua vita privata non si sa molto. Si vociferava, si parlucchiava, era molto amica sia di Pierpaolo Pasolini che anche di Franco Zeffirelli o di Luchino Visconti, e cantava con questa voce meravigliosa, molto eterea, molto pura, canzoni come La Casta Diva della Norma di Vincenzo Bellini, oppure delle arie di Puccini o delle arie di Verdi. Insomma, ne ha fatte tante, tantissime di canzoni. Lei si sentiva molto greca, ma in verità era americana, era nata a New York, vissuta a New York, e faceva parte di quella minoranza di greci vissuti all'estero, come anche Demis Roussos o anche il poeta Cavafis e tanti altri personaggi, Demetrios Stratos, eccetera. La Maria Callas aveva delle componenti astrologiche molto particolari, in quanto Sole e Mercurio nel Sagittario, una Venere nel freddo Capricorno, che dava proprio questa difficoltà anche a manifestare i sentimenti, e una Luna nella rigorosa e perfezionista Vergine. Maria Callas fu un esempio di fuoco Sagittario e di interiorità Scorpione. Sagittario ascendente Scorpione come Alberto Moravia, come Mark Twain, come Alighiero Noschese, con pianto comico e imitatore, e come Alberto Moravia. Un mix molto particolare fra due segni diversissimi che non c'entrano niente, come il gioioso e esuberante Sagittario. Infatti da Maria Callas viaggiò tantissimo, perché proprio il Sagittario ha una passione per i viaggi, l'estero e la cultura, ma con quella inquietudine esistenziale, quell'introversione e quella riservatezza passionale e magnetica che era tipica dell'ascendente Scorpione. Infatti pare che fosse una donna anche molto suscettibile, molto sensibile, molto emotiva, e questa sua emotività la trasferì sia nei suoi tanti flirt e incontri che con l'ascendente Scorpione, sempre masochista e curioso di emozioni pericolose, la cantante ebbe, sia anche proprio nell'intensità e nella grande prove canore che lei ha saputo darci anche tuttora, ascoltando un disco qualsiasi di opera cantata da lei. Per cui ricordiamo Maria Callas e il suo incredibile talento, insieme a Luciano Pavarotti, Bilancia ascendente Leone, così vi faccio un ripasso, a Placido Domingo, Acquario ascendente Vergine, e a José Carreras, Sagittario ascendente Bilancia, la Callas fu uno dei più grandi interpreti di opera lirica internazionalmente noti. Per cui la ricordiamo, perché era stata un po' dimenticata, specialmente alle giovani generazioni, e vi saluto alla prossima puntata di Stelle Stars. Ciao!